Direttore, in un recente video di Federmanager Friuli Venezia Giulia ha evidenziato che lei è un loro grande amico. Da dove pensa che derivi questa attestazione di stima e amicizia accolta da tutti come sincera? Beh, io devo dire che sono molto affezionato a questa regione e soprattutto ai colleghi di questa regione che dimostrano continuamente passione ma anche competenza. Affrontano temi come quello di oggi, che sono temi centrali come quello della comunicazione. È un'associazione molto vivace che si occupa dei problemi anche degli altri, quindi dei problemi del paese, non solo dei problemi della nostra categoria. E quindi per noi è una spalla molto importante poter contare su un team di persone, a partire dal presidente Daniele Damele, ma anche agli altri, che dedicano tempo a questo tipo di attività ed è un bel gesto perché restituiscono un po' agli altri quello che di fatto un po' ciascuno di noi riceve, no? Per la propria attività, per la propria professione. E credo che in un momento così importante come quello che stiamo vivendo sia ancora più fondamentale che chi, insomma, ha le capacità, le competenze, quindi i manager di questo paese, si pongano alla guida di questo processo di cambiamento. E quindi noi lo diciamo sempre che siamo, diciamo, accanto, vicino a chi ha le responsabilità politiche, che oggi si trova a affrontare una fase molto delicata, che è quella di poter utilizzare in modo efficace le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dovendolo fare anche in tempi predeterminati. Credo che questa vicinanza, quindi questa possibilità di lavorare insieme con i manager privati che danno questa disponibilità, sia forse la chiave vincente.